Nell'ultimo episodio, Rick guida i suoi amici durante la fuga dall'astronave di Britai. Pur dovendo rinunciare ad importanti informazioni, Rick, Lisa, Max e Ben riescono a pilotare una navicella aliena sfuggendo al nemico. Alla deriva nello spazio, i fuggiaschi vengono infine raccolti dai ricognitori dell'SDF-1. Festeggiando la grande impresa, l'SDF-1 si avvicina alla Terra. Guardatela, non è bellissima? Secondo voi riusciremo mai a rimetterci piede? Perché non lo chiedi al comandante della flotta Zentradi che ci ha circondato? Forza, guarda se sono ancora lì. Oh! Ci sono ancora? Bene, non voglio sentir parlare di ritorno a casa finché non ce ne saremo liberati, d'accordo? Sì, Claudia. Ok, diamoci da fare. D'accordo, prima però bisogna trovare dei vestiti microniani. Sì, se no ci potrebbero riconoscere. Eh? Eh? Stasera, Sally? Oh, non lo so ancora. L'importante è liberarsi di questo uniforme. La mia invece non vede l'ora di liberarsi di me. Ma che vuol dire? Che forse quelle uniformi microniane sono computerizzate. Non perdiamole d'occhio. Giusto. Ma smettila. Vestiti diversi. È vero. Ma allora questa gente cambia uniforme ogni volta che fa qualche cosa. Incredibile. Ah, non capisco il perché. Si sono cambiate in quella stanza, il che significa... Ci possiamo travestire! Ottima idea! Andiamo! Ehi, aspettatemi! Ma che roba è? Questa uniforme è piuttosto strana, ma è l'unica che mi vada bene. Che ne dite? Ecco, come sto? Sei perfetto, Brown, ma ora mettiamoci al lavoro, eh? La prego, continui il suo rapporto, Maggiore Ace. Pensa davvero che abbiano tutte quelle astronavi? Sì, signore, e molto probabilmente ne hanno anche di più. Tenente? Certo, confermo, signore. Basandosi sui vostri rapporti, i computer hanno calcolato che il nemico dispone di 4 o 5 milioni di astronavi. Ma è ridicolo. Ma, comandante... Signori, prima di discutere, ascoltiamo l'intero rapporto. Durante la nostra prigionia abbiamo notato che gli alieni sono del tutto privi di emozioni umane. Sono nati e cresciuti esclusivamente per la guerra e la loro società ha una rigida struttura militare. Sembra che abbiano aumentato le loro dimensioni e la loro forza artificialmente, grazie alla manipolazione genetica, e che siano anche in grado di invertire il processo. Mentre ci esaminavano, continuavano a menzionare qualcosa che chiamavano protocultura. Questa è pura fantasia. E non ha visto Ometti Verdi con le antenne? Beh, è riprovevole da parte vostra, signori, fare del sarcasmo in un momento come questo. Cos'è questa protocultura? È un qualcosa connesso con il loro uso di Robotech. Non ne sono certa, ma credo che la considerino la più alta scienza dell'universo e sembra che noi ne possediamo i più oscuri segreti. Troppo oscuri per me. Silenzio! Il momento è molto grave, signori, e visto che il nemico ha ritenuto opportuno attaccarci, può anche darsi che sull'SDF-1 possediamo poteri che non comprendiamo appieno. Maggiore Ace, ha finito? Sì, colonnello. Ho l'impressione che non ci credano. È molto probabile che la tua faccia non ispiri troppa fiducia, Ben. Crede davvero a questa storia assurda? Che io ci creda o no, questa è un'informazione che va immediatamente allora, comunicata alla Terra, subito colonnello un maestro. In no, colonnello. Ci apriremo un varco fra le linee nemiche. Ma non possiamo farcela. A questa velocità siamo a soli 2 giorni dalla Terra. Riferiremo a voce questa informazione. E poi cosa? E poi niente. Ce ne staremo tranquilli fino a nuovo ordine, colonnello Maestrov. Ma comandante... È tutto, signori. Quanto a voi quattro, resterete a disposizione per eventuali chiarimenti. E nel frattempo vi ordino di riposare un po'. Ora potete andare. E buon divertimento. Un momento, Maggiore. Sì, comandante. Personalmente sono sicuro che il suo rapporto è veritiero. Tuttavia... Certo, grazie, comandante. Lo so che lei crede in noi. Gliene sono grata. Sono lieto che abbia capito. Preferirei affrontare gli alieni che quei palloni gonfiati. Fanno solo il loro lavoro. Anche tu agiresti così se fossi nei loro panni.
E loro agirebbero come noi se fossero nei nostri. Esatto, e quindi perché non considerare il lato positivo della faccenda? Dopotutto torniamo a casa come eroi e allora cerchiamo di goderci il meritato riposo. Tu potresti rilassarti anche sulla sedia del dentista. Accidenti! Da che parte si comincia a spiare, ragazzi? La cosa migliore è mischiarci ai microniani e osservare le loro abitudini. Beh, qualcosa mi dice che ci vorrà un bel po' di tempo prima che riusciamo a comprendere questo popolo. Ehi, guarda! Non riesco a capire che scopo militare possano avere tutti questi segnali luminosi. Stai sicuro che qualche sinistro ed oscuro scopo devono averlo? C'è qualcosa di strano in tutto questo, qualcosa di pazzesco, ma per il momento non riesco a definirlo. Già, l'ho notato anch'io. Che strano posto! Qualcosa di profondamente ancestrale. Guerrieri! Attenti! Stiamo arrivando! Adesso vengono addosso! Bro, sei ferito! No, ma credo che sospettino di noi! Forse c'è qualcosa che non va nelle uniformi che indossiamo. Io non vedo differenza fra le nostre uniformi e le loro. E voi? Nemmeno io vedo una grossa differenza, ma ad essere sincero preferirei avere qualcosa di più caldo intorno alle mie gambe. Mi entrano certi spifferi. Ci sono! È un uniforme femminile quella che hai indosso. Avanti, tagliamo la corda, presto, via! Di qua, aspetti! Ehi, un momento, signora, dove credi di andare? È quella la toilette delle donne! Guardi qui! Caspita, mai visto una razza più aggressiva di questa! Ehi, ma non dovevamo goderci un po' di meritato riposo? Oh, che ti prende? Non vuoi fare l'eroe? Spiritoso. Ed ecco a voi quattro giovani che sono miracolosamente sfuggiti alla morsa del nemico. Il maggiore Lisa Hayes, la nostra eroina spaziale numero uno. Il tenente Rick Hunter, le cui imprese aeree sono ormai leggendarie, e i loro intrepidi compagni Max Sterling e Ben Dixon. A tutti un sentito grazie. E non è tutto. Per festeggiare i nostri eroi è con noi la rivelazione dell'anno Miss Macross in persona. Signori, Min May. Miss Macross. Ehi, non so voi, ma io trovo un po' imbarazzante starmene qui in bella mostra. E per di più la mia uniforme è un po' sgualcita. Quasi quasi stavo meglio quando ero prigioniera degli zentrati. Beh, certo, è imbarazzante, ma perché non goderci il nostro momento di gloria? Congratulazioni per il suo ritorno a casa. Grazie infinite. E congratulazioni per il tuo ritorno a casa. Mio bel rubacuore, eh? Beh, grazie. Buoni, buoni! Congratulazioni! Congratulazioni! Ma che cos'è, una rivolta? Stai calmo, Bron, non credo che sia una rivolta. La mia testa! Ma che ti prende? Per festeggiare il loro ritorno a casa, vorrei dedicare la mia canzone ai nostri eroi! Deve essere una specie di cerimonia tribale. Mi sento così primitivo. Però stimola piacevolmente i sensi, io trovo. È ipnosi di massa. Sì, ma non mi dispiace. Lalila! Cosa ti succede, Rick? Niente, sono abbagliato dei riflettori, solo questo. Salve, ecco qua la nostra Lisa.
Bentornata a casa. Oh, grazie, è bello essere di nuovo qui. Abbiamo saputo che hai ricevuto una promozione. Sei una vera eroina. Beh, siamo fieri di te, Lisa. Come ti senti nei panni di un'eroina? Beh... Avanti, dillo, zia Claudia. O quella promozione ti ha resa ancora più modesta? Oh. È così, hai scoperto il mio segreto. Esigo più rispetto d'ora in poi. Dobbiamo brindare, servitevi. Oh, grazie. Oh, del caffè. Beh... Salute. Salute! Sapete, è bello essere qui. Gli Zentradi facevano un caffè pessimo. A proposito, Lisa, non dovresti essere in licenza speciale. Mm-hmm. Ma sai, io mi sento a casa solo qui. Oh, Lisa! Finalmente sei tornata! Sono contenta! Grazie a Ciao, Roy! Allora, dove credete di andare voi tre? Cosa hai detto, scusami? Ho detto dove credete di andare voi tre. La radio ha detto che tutto il personale militare è atteso a rapporto. Quel comunicato non vi riguarda. Avete ricevuto l'ordine di riposare. Beh, ma non ci è stato ordinato specificamente. Beh, ve lo ordino io, specificamente. Tornate subito ai vostri alloggi. Vuoi il nemico tutto per te, eh? Preferite forse che vi faccia mettere ai ferri per insubordinazione? No, signore! Grazie, signore! Così va meglio, ragazzi. Non sopporto le teste calde. Quello sì che è un tipo in gamba. Comandante Azzonia, l'astronave terrestre ha aumentato la velocità. Quali sono gli ordini? Dolza non mi ha dato l'autorizzazione a distruggerla. Perciò mi limiterò a seguirla da vicino. Motori alla massima potenza, comandante. Vanessa, come sta reagendo la flotta nemica? Continuano a seguirci, signore. È strano, hanno adeguato la loro andatura alla nostra. Si direbbe che non abbiano intenzione di fermarci con la forza, il che dimostrerebbe che la sua tesi è esatta, maggiore. Sinceramente lo spero, signore. Ci avviciniamo all'orbita lunare, comandante. Non perda d'occhio il nemico, Vanessa. Sì, signore. Pattuglie dai teschi e dagli spettri pronte a decollare. L'astronave microniana è qui e noi siamo qui. Ciò significa che procedendo alla massima velocità attraverseranno le nostre linee. Abbiamo intenzione di starcene qui a guardare senza alzare nemmeno un dito per impedire che ci sfuggano? Che cosa possiamo fare? Li distruggeremo! Ordinate alle squadriglie di attaccare i terrestri! Per la gloria degli Zentradi e di Chiron! Incrociatori nemici in avvicinamento, comandante. Saranno circa una decina. Maggiore, dia l'allarme generale. Sì, signore. Allarme! Pattuglie dei teschi e degli spettri! Allarme! Attacco nemico! Pattuglie dei teschi e degli spettri! Decollare! Cominciare trasformazione e attivare lo scudo localizzato. Prepararsi al contrattacco. Le manovre di evacuazione sono state ultimate, signore. A tutti i settori, cominciare la trasformazione. I rifugi si mettono in contatto col ponte. Dopo quell'annuncio all'altoparlante, sono praticamente spariti tutti quanti. Che cosa avrà voluto dire quell'annuncio? Che diavolo sarà la trasformazione di cui parlava? Attenti! Che diavolo succede? Dai, vieni su! Forza! Credo che ora la cosa più importante sia di mettersi a riparo il più presto possibile, prima che... Settore destro, trasformazione completata al 70%. Settore sinistro, trasformazione completata, collegamento con circuito energetico. E così, mentre si avvicina al pianeta Terra, la grande astronave si trasforma velocemente ed efficacemente, settore per settore, in un potente complesso difensivo. Una volta ultimata la trasformazione,
l'astronave si prepara ad affrontare il micidiale attacco nemico. Le truppe nemiche sono a tiro, signore. Trasformazione ultimata, comandante. Fuoco! Rispondete all'attacco! Fuoco con tutti i pezzi! Motore a dritta colpito. Sezione industriale colpita. Sezione 27 distrutta. Lo scudo localizzato perde potenza. Continuare il fuoco di sbarramento. È tutto inutile e lui lo sa. Lisa, non hai sentito l'ordine? Mm-hmm. Quell'imbecille di Chiron. Chi si crede di essere? Nessuno l'ha autorizzato ad attaccare l'astronave terrestre. Infatti, comandante, non ha avuto nessuna autorizzazione. Quali sono i suoi ordini? Dobbiamo costringere Chiron a ritirarsi. Ma, comandante, tornando indietro perderemo tempo prezioso. Temo che non si possa evitare. Deve essere fermato e subito. Gli alieni ricevono rinforzi. La loro superiorità è schiacciante, signore. Lo scudo si indebolisce sempre di più. Perdiamo potenza. Eh? Che succede? Comandante, gli incrociatori nemici si stanno fermando. Che diavolo vuole quella donna? Sei impazzito, Chiron. Dolce non ti ha mai dato ordine di distruggere l'astronave microniana. Maledizione! Come comandante di questa flotta, ti ordino di riprendere le posizioni a te assegnate e di cessare il fuoco, o dovrai affrontare i cannoni centrali. Capitano, tutte le bocche da fuoco di Arzonia sono puntate contro di noi. Quella donnata intrigante con la puzza sotto il naso proprio ora doveva intervenire. Ci stanno sfuggendo! Per colpa di Arzonia non posso assaporare la vittoria, ma un giorno la pagheranno tutti, lo giuro! Non riesco a capire. Improvvisamente hanno cessato il fuoco. Sì, lo so. Ce ne preoccuperemo una volta atterrati, Claudia. Rientro. Richiami subito il caccia, Lisa. Contatto atmosfera. Iniziare le manovre di atterraggio. Motori di dritta danneggiati in seguito al rientro, signore. Anche i blocchi gravitazionali sono fuori uso. Stiamo perdendo potenza. Sarà un impatto piuttosto violento. Desiderano ringraziare tutti per la splendida collaborazione nei momenti di grande tensione e pericolo. È una bella giornata qui sulla Terra. C'è il sole, il mare e calmo. Ed è bello essere di nuovo a casa. Ecco fuori con te! E poi siamo anche la mia ragazza! Guardate, guardate che mare, guardate che cielo! Yuhu! Ah, ce l'abbiamo fatta!
Il nostro Ben sarebbe un ottimo acrobata, non credi, Rick? Già, probabilmente hai ragione, ma... Guarda quel cielo azzurro, Max. Come dargli torto? Ehi, ci vengono a dare il benvenuto! Evviva! Evviva! Sembra che i coraggiosi difensori dell'SDF-1 abbiano ottenuto l'impossibile. Sono tornati infatti sulla Terra nonostante i continui attacchi degli Zentradi, la misteriosa razza aliena interessata ai segreti della gigantesca astronave.